Buonasera, ben ritrovati. Come ogni giovedì sera siamo in diretta dagli studi di Fano TV per Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso. Questa puntata numero 5 di questa trasmissione tratterà di una patologia e di un reparto che naturalmente affronta tutta una serie di patologie estremamente impattanti sia dal punto di vista della qualità della vita che anche dei sintomi, sia sul paziente stesso, ma anche nel suo habitat familiare e naturalmente sulla sua vita sociale. Per parlare di questo, di Parkinson, di sclerosi multipla e naturalmente di Alzheimer, abbiamo qui negli studi di Missione Salute i medici del reparto di neurologia di Marche Nord, che appunto saranno anche a vostra disposizione per quanto riguarda le telefonate, perché come sapete c'è sempre una parte dedicata a voi, c'è sempre appunto questa possibilità di rivolgere direttamente ai medici in studio, naturalmente anche le vostre osservazioni o le vostre domande o qualsiasi osservazione voi vogliate fare direttamente con i medici che operano all'interno delle strutture che nel bacino nostro di competenza si possono frequentare. Un'occasione importante, un'occasione unica. Io vi ricordo il nostro numero di telefono che è l'861433. Potete già iniziare a telefonare se lo riterrete opportuno e prenotarvi naturalmente perché appunto nella seconda parte della puntata avremo questo filo diretto con voi. Allora, li ho annunciati, ve li presento, insomma, abbiamo dalla destra mia il dottor Guidi, che è il responsabile dell'unità operativa, buonasera, poi la dottoressa Maccarone, neurologa, e il dottor Fronzoni, buonasera, benvenuti, insomma, ognuno di loro poi avrà modo di parlarci di quello di cui si occupano all'interno del reparto. Allora, dottor Guidi, insomma, abbiamo un'occasione unica finalmente di far conoscere quello che voi quotidianamente trattate, vedete, approcciate all'interno del vostro reparto. Una domanda in 30 secondi se la possiamo fare, dopo abbiamo come sempre i nostri filmati, i nostri contributi che vi mostriamo perché siamo entrati, come di consueto, con le telecamere all'interno del reparto. La mission del neurologo, se possiamo sintetizzarla, qual è? Beh, la mission io la suddividerei in due componenti, c'è una parte strettamente legata all'urgenza, all'emergenza, quindi stretta collaborazione con il reparto del pronto soccorso, dal quale affluiscono un po' tutti i pazienti più seri che hanno necessità quindi di essere monitorati e seguiti per un certo periodo di tempo, e poi la componente diciamo, rivolta più all'esterno, che si basa prevalentemente sugli ambulatori dedicati a patologie che magari durante la puntata avremo modo Di di sviscerare. affrontare. Benissimo, e allora questo era, come si suol dire, l'incipit, l'inizio di questa puntata. Guardiamo il primo contributo video che noi abbiamo realizzato proprio nello studio del dottor Guidi, così ci fa una panoramica più completa e più articolata di quello che è il lavoro del neurologo. Vediamo insieme il nostro filmato. La neurologia, intanto c'è da precisare che è l'unica neurologia di tutta la provincia di Pesaro Urbino e quindi raccogliamo un po' tutte le diciamo, patologie o le malattie neurologiche che convergono su questo reparto. Si occupa fondamentalmente di un numero diciamo, enorme di patologie, fra cui le malattie di Alzheimer, le demenze, e le patologie definite extrapiramidali o quindi i Parkinson, i parkinsonismi, ma ci sono molte altre malattie come l'epilessia, la sclerosi multipla, i traumi, le neoplasie, quindi una vastità, diciamo, enorme di patologie di cui dobbiamo occuparci. E come ce ne occupiamo? In realtà abbiamo strutturato la nostra, diciamo, attività su due fronti, un'attività che coinvolge soprattutto l'esterno, quindi con degli ambulatori che sono dedicati. E quindi abbiamo selezionato le patologie più importanti che possiamo seguire prevalentemente come ambulatoriali e poi c'è tutta un'attività di reparto legata prevalentemente all'urgenza-emergenza che tratta quindi prevalentemente alcune forme di traumi abbastanza seri, le patologie neoplastiche, ma anche molti vascolari, quindi anche molti ictus si ricoverano presso il nostro reparto.
Gli ambulatori che abbiamo organizzato dal punto di vista, soprattutto per affrontare queste patologie di cui avevamo accennato prima, sono, diciamo, organizzati su un percorso diagnostico-terapeutico ormai ben delineato, nel quale appunto vengono effettuati degli esami specifici con la collaborazione multidisciplinare di molti reparti. E questi percorsi che vengono definiti all'interno dell'azienda come PAC, quindi come pacchetti assistenziali complessi, prevedono per le diverse patologie degli esami che sono dedicati proprio a queste patologie. Abbiamo organizzato dei PAC per le demenze, abbiamo organizzato dei percorsi, lo stesso guidati per la malattia di Parkinson. Mentre per altre attività, come la sclerosi multipla, abbiamo organizzato dei hospital o dei service dove effettivamente vengono ugualmente seguiti questi pazienti, sia dal punto di vista diagnostico strumentale che terapeutico. L'attività di reparto, in realtà più impattante, è sicuramente quello anche dell'urgenza-emergenza e la stretta collaborazione che abbiamo con il nostro pronto soccorso. E riguarda ricoveri anche di pazienti molto seri, circa il 50% sono disturbi anche cerebrovascolari, quindi sono l'ictus sia emorragici che ischemici. A seguire sicuramente abbiamo patologie traumatiche, i traumi, le cadute, gli incidenti, che non hanno quindi un'indicazione neurochirurgica, ma che possono avere comunque necessità di un sostegno neurologico. Noi abbiamo patologie purtroppo tumorali, patologie degenerative gravi, le motoneuropatie, le sclerosi laterali amiotrofiche, le polineuropatie acute, per esempio, no? Le Guillain-Barré, quelle che colpiscono poste infettive, che danno dei quadri estremamente importanti dal punto di vista della disabilità, che sia motoria o meno. E questo era un quadro un po' generale, dottor Guidi, però insomma le abbiamo citate, le ha citate nell'intervista, insomma due patologie importanti, l'Alzheimer e il Parkinson. Vogliamo un attimino definire i contorni di queste due patologie così importanti per voi dal punto di vista naturalmente vostro. Ma se vogliamo partire dalla malattia di Parkinson, questa malattia è una malattia degenerativa che purtroppo colpisce, la popolazione intorno all'età dei 60 anni e, questa patologia che è stata descritta per la prima volta da Sir James Parkinson, che era un medico londinese che si è divertito a descrivere praticamente soltanto dei passanti, persone che camminavano per strada, e su questo ha descritto per la prima volta il Parkinson, e che è caratterizzato fondamentalmente, vedete da questa slide, insomma, da alcune caratteristiche che sono: uno, questo tremore involontario, cioè un tremore prevalentemente a riposo, dove effettivamente non esiste una riduzione di forza, ma più che altro esiste un impaccio motorio e si complica poi con l'avanzare della malattia anche con un'instabilità posturale, mentre le funzioni cognitive, perlomeno come erano descritte inizialmente, erano mantenute integre. Vedete che è una patologia molto impattante, qui riporto alcuni numeri, se lo vogliamo estrapolare anche per la nostra regione, si stima che ci siano circa 5.000 malati di Parkinson, e quindi nella regione, nella provincia di Pesaro Urbino, riteniamo che ce ne siano almeno 1.000 o 1.500, quindi è un dato molto importante. Una malattia che è balzata anche diciamo alla cronaca, perché ha coinvolto anche personaggi famosi, quali Michael J. Fox, Cassius Clay, Salvatore Dalì, vedete, e anche Papa Wojtyla, quindi sono personaggi che hanno dato comunque riscontro a questa situazione. E qual è il decorso della malattia? Ecco, è una malattia che si manifesta, che si inizia presumibilmente anche 8-10 anni prima che si manifestino i sintomi. Quindi è una malattia che parte da lontano, che però non dà una dimostrazione immediata, ma poi improvvisamente comincia ad avere queste situazioni con un impaccio motore prevalentemente lateralizzato,
e poi piano piano subentrano queste le altre complicanze. Se vogliamo vedere proprio i sintomi che caratterizzano questa cosa, ci sono il rallentamento dei movimenti, che viene definito appunto bradicinesia, o acinesia, quando si ha proprio una difficoltà all'avvio del movimento, della marcia, una rigidità che è chiamata appunto rigidità di tipo plastico, un tremore molto caratteristico, prevalentemente a riposo. Alla fine abbiamo anche disturbi, abbiamo detto, dell'equilibrio. Caratteristica fondamentale è che però la malattia si può manifestare, anche se non riusciamo a fare una diagnosi precisa, anche con dei sintomi che sono non motori e che possono precedere alla malattia. Per esempio, è frequente che un disturbo depressivo o una difficoltà olfattiva o disturbi del sonno o il dolore o una stipsi o anche disturbi cognitivi possano precedere anche di anni i disturbi motori. Però a questo punto è piuttosto difficile far diagnosi. La diagnosi poi effettivamente ci basiamo anche, oltre che sulle imaging strumentali, classico, quello della risonanza della TAC, di imaging che riguardano una scintigrafia cerebrale chiamata DAT scan e che mette in evidenza, se vedete nella sequenza, appunto i nuclei, cioè quelle aree che vengono coinvolte dalla malattia e che conseguentemente possono andare incontro ad un degrado. Questo per quanto riguarda, diciamo, la malattia di Parkinson. Se vogliamo parlare anche della malattia di Alzheimer, certo. Dato che siamo, continuiamo su questo aspetto delle patologie degenerative, qui va fatta una premessa che l'aspetto importante della malattia di Alzheimer è il coinvolgimento della memoria. Se il coinvolgimento è quello della memoria, dobbiamo anche differenziare quelli che sono gli aspetti, diciamo, di invecchiamento fisiologico rispetto a quelli che invece rappresentano un campanellino d'allarme di quelli che sono di questa patologia. È importante quindi definire appunto le caratteristiche delle fasi della malattia, che vanno dalle forme iniziali, dove c'è soprattutto questo disorientamento temporale, disturbi della memoria, che si manifestano anche con difficoltà a trovare le piccole cose, un disturbo d'ansia, poi questi disturbi si aggravano, ci sono delle situazioni intermedie dove si hanno difficoltà anche del linguaggio, nell'organizzazione del gesto, fino ad avere poi situazioni più complesse, diciamo, future. C'è da dire che l'Alzheimer è anche questa dal punto di vista epidemiologico, ha un impatto enorme sull'aspetto comunque sociosanitario, assistenziale, e dobbiamo ricordare che la maggior parte dei costi sono sostenuti dalla famiglia. La famiglia dobbiamo in qualche modo essere vicini a questi, perché si caricano di situazioni estremamente complesse. Per questo appunto noi come Marche Nord e come unità di neurologia cerchiamo di dare una risposta che sia il più completa possibile a questa situazione. Come dico mia moglie, che non mi sono perso, se non ricordo nemmeno il numero di casa, queste sono emblematiche. Queste sono abbastanza emblematiche, perché ovviamente ci capita spesso anche, o i familiari vanno a recuperare questi pazienti che vagano per la città non ricordando esattamente dove devono rientrare. Purtroppo è una cosa molto triste, però capita, ed è possibile, certo. Che comunque in qualche modo... Certo, dicevo all'inizio, non è solo, insomma, il disagio o la difficoltà di chi vive la malattia in sé, il paziente, ma anche tutto quello che gli sta attorno, insomma, i parenti, certo. I mariti, mogli, certo. Figli, certo. Che vivono questo disagio, infatti, insomma, con, esatto. Difficoltà. Insomma. Infatti, per questo avevamo appunto organizzato, voglio dire, che cosa fa la famiglia, che cosa fa, insomma, il parente, che magari, se dice questa persona, la prima cosa è tanto bisogna arrivare a fare una diagnosi. E in questo senso ci siamo appunto organizzati cercando di fare un percorso facilitato che possa aiutare ad arrivare presto ad una diagnosi, perché prima si arriva, come in molte patologie neurologiche, prima si arriva, prima possiamo trattare questi pazienti e allungare il più possibile la loro autonomia, quindi sgravare in questo modo anche le famiglie delle forti disabilità che magari questi pazienti possono andare incontro.
per la diagnosi, forse. Per la diagnosi, per la diagnosi. Sì, per la diagnosi. E dopo avremo anche dei contatti con delle associazioni che sono a supporto di famiglie e di pazienti, che svolgono un ruolo fondamentale. Le istruzioni per l'uso anche di questa puntata riguardano proprio questo aspetto, perché insomma si deve vincere un po' questa sensazione di abbandono, di scoramento di fronte alla malattia, che spesso e volentieri può cogliere non solo la persona che ne è colpita, ma anche chi gli sta accanto. Allora, vediamola con il cartello A, insomma, quella che è la vostra attività di reparto, l'abbiamo riassunta a grandi linee. Questi sono numeri naturalmente forniti da Marche Nord, che sono sul portale, quindi consultabili da tutti. Riguardano il 2015, sì. Insomma, sì, le dimissioni. Il reparto, no? È composto fondamentalmente da 19 posti letto, e siamo riusciti a fare 500 circa 10 ricoveri, e come potete vedere la maggior parte sono in parte di emorragie, disturbi cerebrovascolari, sia ischemiche che emorragiche, ma anche forme aspecifiche. E poi ci sono patologie legate neoplastiche, traumatiche, sempre che riguardano anche percorsi vascolari tipo il TIA. Ecco, perché alcuni pazienti vengono ricoverati e altri no? Cioè, era una curiosità che mi... Ma, cioè, il ricovero adesso attualmente è legato fondamentalmente all'urgenza. Cioè il paziente, diciamo che nel 99%, 95-99% dei casi i pazienti provengono dal pronto soccorso, dove si ritrovano per una patologia con un esordio acuto che necessitano di una valutazione neurologica. Noi facciamo questa valutazione e quando lo riteniamo necessario ovviamente ricoveriamo il paziente. Abbiamo anche un altro video che insomma riguarda così un aspetto importante, clinico, lo vediamo insieme. Ecco, dottor Guidi, cosa sta facendo questo paziente? Una delle cose che il neurologo sicuramente deve valutare la deambulazione del soggetto. In questo caso, questo soggetto, se avete visto, a parte l'instabilità posturale, il camminare un po' così barcollante, ha una parte, un lato del corpo che lo utilizza un pochino meno. In questo caso, se vedete, un pochino più, soprattutto sulla destra, poi sarà un po' difficile comunque vederlo poi successivamente. Quindi andiamo a valutare la capacità di coordinamento motorio, e anche qui sono le funzioni prassiche, cioè la capacità di mimare un'azione. Vedete che a sinistra avviene molto meglio rispetto a destra, ha quindi un quadro che direi iniziale in questo caso di parkinsonismo. Vedete il lato comunque destro che viene, è ipomobile, è ridotta la mobilità. Ecco, una delle caratteristiche dei parkinsonismi o comunque del Parkinson è che si manifesta in modo asimmetrico. Asimmetrico. Quindi insomma, colpisce prevalentemente un lato rispetto all'altro. Vediamo anche l'altra, perché anche l'altra fatte delle manovre. La ricerca dei riflessi posturali per vedere la capacità di risposta che i singoli pazienti possono avere. Poi c'è lo studio dei riflessi, che per noi è, diciamo, pane quotidiano, quindi il martelletto del vostro strumento, è il nostro strumento, il musicista, non so che usa, esatto, il suo strumento. Esatto. Esatto. E poi ci sono anche dei colloqui, adesso sì. Se facciamo partire l'altro contributo. Ma il colloquio sono legati soprattutto, ecco, questo è un'indagine, un bilancio cognitivo, dove attraverso una valutazione testistica si vanno a tarare un po' le varie abilità cognitive e si fa un profilo cognitivo per quelle che possono essere demenze. Diciamo che in questo mi preme anche dire che l'attività diagnostica, soprattutto per queste patologie degenerative, avviene in un aspetto multidisciplinare. Quindi noi ci utilizziamo la collaborazione sia per esempio della psicologia clinica diretta dalla dottoressa Contardi con le sue collaboratrici, in questo caso era una neuropsicologa che ci dà una mano come frequentante. Poi abbiamo soprattutto la neuroradiologia,
con il dottor Scoschiera, ma anche la medicina nucleare svolge un ruolo importante perché soprattutto con la collaborazione del dottor Cambioli e Aurelio Spinelli studiamo assieme questi casi e quindi da un aspetto collegiale riusciamo sicuramente ad arrivare in modo più approfondito ad una diagnosi corretta e quindi a un trattamento. Quindi c'è tutto un percorso che stiamo facendo, che devo dire ringraziamo anche il nostro direttore generale che ci dà spazio e la dottoressa Capalbo che investe sugli uomini e quindi ci dà quindi molto supporto. Benissimo, allora il reparto di neurologia è situato, allocato nel presidio di Pesaro, però a Fano c'è un ambulatorio che è rivolto a uno dei disturbi che i neurologi, insomma, è di pertinenza della neurologia, che è l'epilessia. Allora adesso noi siamo stati questa mattina proprio negli ambulatori al quinto piano e proprio nell'ambulatorio che tratta di questo. Vediamo insieme il filmato. Mi chiamo Maurizio Fronzoni, sono neurologo e sono neurologo di questa azienda ospedaliera che lavora in neurologia, la cui sede è presso il presidio di Pesaro e faccio un ambulatorio specifico per l'epilessia presso questa sede fanese. L'attività rutinaria nostra prevede l'accesso del paziente al mattino presso l'ambulatorio di elettroencefalografia che si trova qui a fianco e nel quale il tecnico immediatamente prevede la possibilità di fare un elettroencefalogramma. Che cos'è questo elettroencefalogramma? È la registrazione a livello dello scalpo dell'attività elettrica cerebrale sottostante. L'elettroencefalogramma che normalmente noi facciamo è l'elettroencefalogramma standard, cioè un paziente a riposo, sottoposto poi alla fine dell'esame a due attivazioni particolari, che sono la fotostimolazione, cioè la stimolazione luminosa intermittente, associata all'iperventilazione. In alcuni casi facciamo anche un elettroencefalogramma da deprivazione da sonno, che è caratterizzato fondamentalmente dalla registrazione dopo che abbiamo detto al paziente di stare una notte senza dormire. Queste sono tre situazioni in cui andiamo alla ricerca di tutti quei grafoelementi a livello dell'elettroencefalogramma che normalmente in condizioni basali non troviamo e dopo queste attività siamo in grado di rilevarle e questo naturalmente ci aiuta notevolmente nella diagnosi. Come avete visto, l'ambulatorio si trova in un'altra stanza qui di fianco. Io ho la possibilità in questa stanza di vedere in diretta il tracciato mentre viene eseguito ed ho quindi la possibilità di rendermi conto immediatamente e di riaffertarlo. Questo ha dei indubbi vantaggi, nel senso che i tempi d'attesa da parte del paziente naturalmente sono ridotti. Il numero dei pazienti che noi abbiamo in gestione è intorno ai 250-300 pazienti all'anno. Abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente questo ambulatorio. Attraverso che cosa? Attraverso l'utilizzo di due apparecchi nuovi. Uno è la video EG, cioè la registrazione contemporanea sia dell'attività elettrica che dell'attività motoria. Questa registrazione viene fatta prevalentemente durante la notte. L'altro apparecchio che vorremmo incrementare è la polisonografia. Che cos'è la polisonografia? È la registrazione contemporanea sia della video EG, sia dell'attività cardiaca, dell'attività respiratoria e anche della saturazione dell'ossigeno periferico. Tutto questo ci permette di andare a studiare una patologia molto sottostimata che sono le apnee notturne dei forti russatori. Stiamo già entrando nel vivo delle argomentazioni, abbiamo parlato di Parkinson, di Alzheimer, adesso di epilessia e a disposizione per voi, insomma, per parlare nella seconda parte con i medici, il nostro numero di telefono 861433, quindi prenotatevi se avete domande a riguardo, anche delle argomentazioni trattate fino ad ora. E abbiamo visto nel video il dottor Fronzoni è qui in studio, buonasera. Allora, l'epilessia è una malattia che spesso fa paura, spaventa, è vero? Cioè, soprattutto all'inizio, genitori,
È una brutta bestia, come si dice. Sì, è estremamente difficile gestire una crisi epilettica. D'altronde anche il concetto di epilessia nel tempo si è modificato, si è passati per dire dalla concezione dell'epilessia come l'indemoniato nel Medioevo, non solo li consideravano indemoniati, ma li mandavano a rogo. Anche a una specie di stregone in alcune religioni del Sud America e forse anche in Italia, e anche fino a poco tempo fa il paziente epilettico veniva considerato un paziente psichiatrico, cosa che assolutamente non è così. Da una decina d'anni, anche più da diversi anni a questa parte, è entrato specificamente, diciamo così, all'interno di una patologia prettamente neurologica. Così per far capire un attimo che cosa succede, diciamo così, nell'epilessia, sappiamo che le cellule del cervello, i neuroni, sono tra loro collegate, in qualche maniera tra loro sono, come dire, si regolano fra di loro. Nelle cellule epilettiche, questa autoregolazione viene a mancare, cioè possiamo pensare a una specie di interruttore che quando è aperto comunica con le cellule d'intorno, che a loro volta comunicano con altre cellule e che riescono a controllare addirittura il primo. Diciamo che nella cellula epilettica l'interruttore è sempre acceso e quindi queste sono ipersensibili a qualsiasi situazione che può avvenire d'intorno e che può scatenare in qualche maniera la crisi. A seconda della zona del cervello in cui viene scatenata la crisi, quello che noi chiamiamo il focus epilettogeno, si ha una sintomatologia conseguente. Grossolanamente, così adesso per farci capire un attimo anche dagli ascoltatori, direi che ci sono due grandi forme di epilessia, delle forme parziali e delle forme generalizzate. Le forme parziali sono quelle in cui è stato appunto possibile di identificare questo focus epilettogeno, cioè questo grumo di cellule alterate dalle quali scattano, diciamo così, le crisi. Quelle generalizzate invece non si è identificata con precisione, probabilmente da alcune strutture centroencefaliche dalle quali partono queste scariche. Nelle forme parziali, a loro volta, diciamo così, si dividono in semplici e complesse a seconda che ci sia o meno l'interessamento della coscienza. Facciamo qualche esempio tanto per capire. Nelle parziali semplici, per esempio, l'insorgenza in pieno benessere, improvviso, di brevissima durata, di una deviazione improvvisa del capo o degli occhi o delle clonie, cioè dei movimenti involontari al volto o all'arto, fanno pensare chiaramente a una crisi epilettica. Le crisi epilettiche parziali complesse hanno più un aspetto cognitivo, quello più noto è quello il déjà vu, forse tutti conoscono la sensazione di aver Di aver visto quella. già visto e già vissuto quella determinata situazione, oppure quello che va sotto lo stato, il nome di stato sognante, cioè la percezione da parte del paziente di vivere in una specie di sogno. Per le forme generalizzate citerei le due più note, naturalmente, che sono le assenze e le tonico-cloniche generalizzate. L'assenza è un momento in cui il paziente improvvisamente si ferma, non ha più contatto con l'ambiente esterno, non ha nessuna possibilità di correlarsi con nessuno intorno. All'esterno vediamo un paziente con uno sguardo fisso. Forse ha un po' di clonie, cioè dei movimenti involontari alle palpebre. In alcune volte ci possono essere dei movimenti involontari, diciamo così, alla bocca, alle mani, oppure anche di tipo fonatorio. Ma però la caratteristica principale è che questi pazienti sono fermi così. Questa crisi dura in genere 5-30 secondi. Quando si risveglia, il paziente ha completa amnesia di tutto quello che è successo d'intorno e naturalmente il problema è di chi sta d'intorno, Non che si vede. ricorda Non nulla. si ricorda assolutamente niente. L'altra crisi più nota, direi così, è la tonico-clonica generalizzata, in cui il paziente improvvisamente cade a terra, ha un ipertono, cioè un irrigidimento completo degli arti del tronco. E una deviazione coniugata, diciamo noi, degli occhi indietro, e quindi vediamo classicamente il paziente, gli astanti ci dicono si vedeva solo il bianco degli occhi, no? La rotazione degli occhi. Poi questa contrazione improvvisa della mandibola, tanto da creare delle notevoli ferite a livello della lingua. L'altra caratteristica è che esce dalla bocca un po' di schiuma, qualche volta anche mista un po' di sangue.
Questa è nella fase cosiddetta tonica, cioè di irrigidimento. C'è una seconda fase clonica in cui ci sono delle contrazioni continue e un'ultima fase di rilasciamento in cui forse ci può essere, ma non sempre, un'incontinenza urinaria. Il paziente si trova in uno stato di torpore, forse legato qualche volta a uno stato di agitazione psicomotorio, si lamenta di una forte cefalea, un forte mal di testa, si lamenta di forti dolori muscolari perché inevitabilmente i muscoli sono stati contratti. Vorrei approfittare un attimo della situazione solo per Certo. dire cosa fare in una situazione di questo genere, E le no? istruzioni per l'uso servono Istruzioni anche qui, per cosa l'uso. fare? Perché può capitare a Esatto, tutti, immagino, di trovarsi di certamente. fronte a qualcuno che ha una Ok, crisi esatto. e Questa non si sa come intervenire e se è il caso di intervenire. direi che quest'ultima affermazione è più utile. Diciamo che per le crisi parziali e per le assenze non fare niente perché sono così di brevissima durata e la percezione, diciamo così, qualche volta sfugge addirittura anche agli astanti di questa crisi. Quella più eclatante sulla quale noi, insomma, ci preoccupiamo più di tutti è la tonico-clonica generalizzata, cui vediamo un paziente nelle condizioni che descrivevamo prima a terra. La prima cosa da fare è cercare di mettere il paziente sul fianco in modo da evitare che eventuali episodi di vomito possano produrre dei disturbi della respirazione. Cercare di allentargli la cravatta o la camicia o tutto ciò che lo costringe in qualche maniera. Cosa non bisogna fare, invece direi che è importante, assolutamente evitare di fermare quelle contrazioni così violente, perché queste qualche volta abbiamo visto in chi ha tentato produrre addirittura delle fratture ossee, talmente è grossa la contrattura. L'altra cosa da non fare assolutamente è cercare di aprire la bocca e cercare di mettere le dita in bocca, assolutamente da evitare. I primi medici neurologi e i primi infermieri delle prime neurologie erano tutti senza una falangetta. Esatto. Perché tentavano di... Quindi questa è una cosa assolutamente da evitare. Poi, se la crisi è unica e finisce lì, ok, bene, si avvisa il neurologo di riferimento il giorno dopo. Però se le crisi sono, come diciamo noi, subentranti, cioè una dietro quell'altra, o addirittura non si fermano mai e si forma quello che si chiama lo stato di male, l'indicazione di chiamare il 118 è l'ospedalizzazione, naturalmente. Nell'ambulatorio di Fano lei insomma, affronta queste patologie, parlava di 200-250 Sì, pazienti, 250 però il pazienti. bacino sarebbe tanto di più. E Assolutamente sì. Allora, volete anche insomma, dare questo servizio in più? noi vorremmo assolutamente dare questo servizio in più, perché appunto dicevamo che la provincia di Pesaro grosso modo ha 400.000 abitanti. La neurologia di Pesaro è l'unica della provincia. La percentuale degli epilettici nella provincia di Pesaro Urbino è la stessa percentuale che c'è in Italia, quindi è lo 0,8-1%. Quindi noi ci aspettiamo almeno 4.000 persone, quindi molto di più rispetto a questo, e quindi avremo intenzione appunto di incrementare questo aspetto. Questo aspetto. Bene, dottor Guidi, ha citato il dottor Fronzoni un aspetto che noi abbiamo già trattato qui nel nostro studio, ovvero sia l'OSAS, cioè con il dottor Migliore si parlava appunto dei disturbi Assolutamente. legati al sonno, e il dottor Fronzoni li ha citati nel video, quindi insomma c'è un'attinenza, ma sono due pertinenze diverse. Sono due pertinenze diverse. Noi studiamo prevalentemente l'attività elettroencefalografica, non è che vogliamo sovrapporci all'attività degli otorini, per carità. Però ecco, noi andiamo a studiare soprattutto queste epilessie dette morfeiche, che sono presenti prevalentemente con crisi notturne, quindi la registrazione notturna per noi è molto utile. È molto utile anche la video EEG, cioè avere la correlazione tra il dato clinico e il dato strumentale è una cosa che ci aiuta sempre nella diagnosi, nella quantificazione delle crisi e nell'eventuale trattamento. È chiaro che poi le OSAS possono entrare sia come elemento in qualche modo che possa complicare l'epilessia o comunque possono essere presenti delle alterazioni anche del sonno che non siano epilettiche e che quindi si accompagnano alle OSAS, perché poi i disturbi del sonno sono Sono molto, molto molto, numerosi, molto sì, numerosi. vanno da, per esempio, non so, adesso ricordo
I disturbi del sonno REM, per esempio, che vengono chiamati in termini anglosassoni REM Behavior Disorder, sono dei disturbi che per esempio possono precedere anche patologie degenerative come l'Alzheimer o il Parkinson. Quindi avere uno studio, diciamo, poligrafico, notturno, dove riesci a mettere in evidenza questi REM Behavior Disorder, ti può aiutare anche come nella diagnosi precoce di patologie di forme anche disturbi del movimento o altre di altro genere. Quindi sono molto. Bene, speriamo che queste due strumentazioni arrivino quanto prima per permettere una più ampia copertura, speriamo, certo. del bacino d'utenza, perché insomma i medici Marche Nord è qui appunto per questo. Allora, adesso poi coinvolgeremo anche la dottoressa Maccarone, che ci parlerà di sclerosi multipla, anche lì faremo un po' di chiarezza, istruzioni per l'uso anche in quel caso, però noi vogliamo focalizzarci anche su un'altra attività che voi fate e che è quella ambulatoriale. Guardiamo il cartello B perché riassume un po' tutto quello che è il vostro impatto e che direi numericamente è importante, perché nel 2015 vi siete attestati di 33.000 prestazioni, che non sono poche. È chiaro che queste prestazioni comprendono circa più di 1.000-1.500 visite, quindi sono dati estremamente importanti. Poi tutte le attività strumentali, quali l'elettroencefalogramma, l'elettromiografia, le velocità di conduzione, i potenziali evocati. Quindi diciamo in questo numero era chiuso un po' tutta l'attività rivolta prevalentemente verso l'esterno, okay? Quindi un impegno notevole da parte di tutti i nostri collaboratori che ci danno. Allora, l'abbiamo messo in fondo i potenziali evocati e dopo capiremo anche perché siamo stati nel vostro ambulatorio dove ci chiarirete che cosa sono e a che cosa servono. Guardiamo, insomma, il secondo contributo, lo guardiamo insieme così capiamo anche qual è quest'altra attività importante per voi. Guardiamolo. I pazienti accedono abbastanza facilmente sia con le impegnative del medico di medicina generale con un'indicazione specifica o accedono in questi percorsi se inviati da uno specialista che ha, diciamo, avuto un primo approccio, una prima valutazione del paziente e può indicarcelo e in qualche modo inviarlo al nostro centro. Abbiamo infatti per questo collaborazioni anche con il territorio, con il quale stiamo costruendo una rete di percorso, soprattutto per le demenze, dove si sono praticamente suddivisi i compiti fra le attività che si possono svolgere sul territorio, come quelle che si possono svolgere a livello dell'ospedaliero, che funge più da una diagnostica di secondo livello, quindi con esami che sono per certi aspetti più approfonditi, più dedicati ad alcune patologie. Farei una differenziazione fra quella che è l'attività ambulatoriale esterna, su cui queste patologie sono molto impattanti, perché magari anche per differenziazione di età, per esempio la sclerosi multipla coinvolge prevalentemente ragazzi anche abbastanza giovani, quindi l'esordio della malattia sappiamo che è intorno ai 20 anni, quindi tra i 15 e i 35 e i 40 anni sono soggetti ovviamente giovani e quindi sono molto impattanti perché anche la disabilità può essere molto seria e devono essere seguiti. Però dall'altra parte abbiamo, da un punto di vista numerico, nella terza e nella quarta età, soprattutto la patologia che coinvolge l'invecchiamento. Sappiamo bene che l'invecchiamento è una delle cause principali delle patologie degenerative, in particolare della demenza. Però bisogna stare molto attenti a identificare quelle che sono le problematiche legate ad un fisiologico, quindi normale invecchiamento, rispetto a quello che invece deve essere considerato patologico. La nostra unità operativa si è organizzata e ha trovato contatti, anzi in qualche modo ormai da tempo, anche con le associazioni che stanno dietro a queste patologie, con le quali ha instaurato da sempre un rapporto di collaborazione, ma anche di formazione. Dobbiamo tenere presente che noi spesso teniamo anche dei corsi di formazione e comunque
ci prestiamo a queste associazioni affinché, no, la loro attività sia in qualche modo divulgata anche a livello territoriale e sensibilizzata. Dobbiamo tenere presente che queste patologie, non solo le forme degenerative, ma anche quelle vascolari di cui ci occupiamo moltissimo dal punto di vista della disabilità e dal punto di vista dell'impatto sociale e dei costi anche sociosanitari, sono estremamente elevati e in qualche modo molto impattanti e nella maggior parte dei casi a carico della famiglia. Cioè, è la famiglia che si prende carico di tutte le spese e diciamo, della gestione del malato, per quanto le nostre, diciamo, strutture cerchino di essere il più possibile vicino a queste situazioni. E questo è un aspetto, uno degli aspetti di queste patologie, dottor Guidi, quindi questo interscambio di informazioni, questa interazione con le associazioni, perché ogni patologia ce n'è una, e per fare anche un po' di, anche con loro, istruzioni per l'uso. Fate proprio un'opera di divulgazione. Importante questo feedback È con loro. estremamente importante, proprio vorrei sottolinearlo perché intanto l'associazione è di stimolo e di controllo, secondo me anche sulle attività che poi gli specialisti fanno. Nel senso che come associazione riportano soprattutto le loro necessità. E da parte nostra questo è un riferimento perché in alcuni casi magari siamo più trascinati, no, a raffinatezze diagnostiche, a trovare comunque degli aspetti anche di ricerca, di studio. Poi in realtà questo potrebbe allontanarci da quelli che sono i reali bisogni. E in questo senso diciamo che l'associazione funge un po' da ancora per rendere più evidenti quelli che sono i problemi essenziali, no, che la famiglia deve. Quindi come gestire il malato, come fare la diagnosi, con chi rapportarsi, quali sono i trattamenti più specifici, insomma, ecco, quindi il rapporto dell'associazione poi deve monitorare anche a livello comunque Del generale. generale di quello che è l'attività. Noi abbiamo organizzato una sorpresa, abbiamo delle persone che lei dovrebbe conoscere molto bene, che interagiranno con noi perché le associazioni le abbiamo coinvolte, le abbiamo qui e dovremo avere al telefono Ornella Pianosi che si occupa appunto dell'AIMA e dell'Alzheimer. Buonasera. Buonasera, Buonasera Ornella. Allora, immagino che vi conosciate molto bene, allora se è possibile sinteticamente la vostra mission, la vostra azione sul territorio e sul paziente, in 2 minuti se si può. Sì, io oggi sono qui, sono stata convocata come memoria storica dell'AIMA perché da qualche mese, dopo 20 anni, ho dovuto abbandonarla per motivi di famiglia, che sono stato fuori di Pesaro. Però ecco, con il dottor Guidi e con la neurologia da lungo tempo siamo in collaborazione. Basta dire che dal 98, quando ci siamo costituiti, i primi incontri in associazione con i familiari li facevamo proprio con l'allora responsabile della neurologia e più tardi la dottoressa Bellardinelli ad esempio ha seguito tutti i mesi i nostri incontri con le famiglie, quindi spiegando la patologia e aiutando le famiglie a comprendere il percorso di sofferenza, insomma di aiuto anche che si poteva fare. Dottor Guidi, una cosa molto particolare, abbiamo fatto un intervento anche molto importante sul territorio con un progetto che si chiamava appunto della memoria qualche anno fa, appena arrivato il dottor Guidi, mi ricordo, e si prestò appunto ad aiutarci in questo percorso. Andammo in tutti i centri sociali con uno screening di 5.000 persone. Per poter diagnosticare precocemente la demenza con l'aiuto di una nostra psicologa, appunto coadiuvata anche appunto dal dottor Guidi in questa fase di diagnostica, abbiamo appunto cercato di diagnosticare precocemente gli anziani che frequentavano i centri sociali con risultati abbastanza interessanti.
del tipo il 26% di persone avevano una qualche manifestazione di demenza e il 5% si sono poi manifestati avere proprio la patologia di Alzheimer. Questa nostra indagine è stata abbastanza interessante, supportata poi dalla neurologia, alla quale abbiamo indirizzato ovviamente tutte le persone per un secondo approfondimento appunto nella sede della neurologia. Ecco, questo secondo me è stato una delle cose più importanti di collaborazione che abbiamo fatto con il dottor Guidi, al quale sono molto grata. Ma la nostra collaborazione ovviamente è continuata con delle convenzioni gratuite con la neurologia per aiutarla, diciamo, in questo percorso appunto diagnostico nell'ambulatorio delle demenze, con una nostra psicologa volontaria che ha la professionalità per aiutare la diagnosi e la testistica e dare una mano alla neurologia in questo senso. Ecco. Bene, grazie Ornella della sua testimonianza. Allora, è un aspetto importante, soprattutto monitorare gli anziani. Sì, questo era uno studio nato proprio su questi centri sociali, dove fondamentalmente erano persone assolutamente normali che non avevano intrapreso diciamo percorsi, però andando a studiare questi soggetti si è visto, come ha già accennato Ornella, che effettivamente più del 20% di queste persone aveva già dei disturbi della memoria. Quindi questo era per essere più vicino e cercare di arrivare sempre prima alla diagnosi e quindi poi a tutto il percorso. Sono importanti anche qui assolutamente il tempo. Importante. Allora, abbiamo l'AISM, Ornella, Anna Di Pasquale, giusto? Allora. Sì. Buonasera. Allora, buonasera. Anche lei. Buonasera a tutti. Avete mobilitato tutte le associazioni. Sì, le abbiamo coinvolte perché giustamente senza farlo sì, sì, no, ma è importante giusto, proprio giusto, questo messaggio, perché chi ci segue da casa può anche insomma recepire questa possibilità di rivolgersi, casomai ne avesse la necessità, anche a queste associazioni tramite voi e tramite il servizio che Marche Nord mette a disposizione per sentirsi meno isolato. Allora, sclerosi multipla, Anna, brevemente, sì, se può anche lei. Buonasera. Buonasera. Allora, l'AISM è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha 100 sedi in Italia e quella di Pesaro Urbino è stata creata nel 93. E io sono stata la prima presidente e dopo vicende alterne e incarichi vari a livello nazionale sono rientrata da un po' di tempo. E con i centri clinici e quindi con la neurologia di Pesaro ho avuto sempre a che fare dal primo momento, da quando negli anni 90 sono stati creati i centri clinici come punti di riferimento per le persone affette da sclerosi multipla. Abbiamo avuto diversi primari, io ho sempre collaborato con loro, ho sempre collaborato e anche loro hanno collaborato con l'associazione, tant'è vero che nei convegni periodici che facciamo non manca mai di esserci appunto il responsabile della neurologia. Le persone affette da sclerosi multipla nella provincia di Pesaro Urbino, io non ho dati precisi, ma penso si aggirino sulle 400 unità. Noi penso che sia quello il numero pressappoco esatto, però sono concentrati, siccome la provincia di Pesaro Urbino è abbastanza vasta, è abbastanza frastagliata, quelli che riusciamo a seguire fino adesso, perlomeno fino all'anno scorso, sono stati molto di più quelli della costa piuttosto che quelli dell'entroterra. Anche vero che sì. Da un anno a questa parte abbiamo impostato un programma anche per l'entroterra, ho avuto delle riunioni con tutti i sindaci dell'entroterra, con l'Unione dei Comuni, per vedere di organizzarsi e creare un punto operativo nella zona tra Urbania, una zona che possa servire gli utenti della Valle del Foglia e la Valle del Metauro, perché i pazienti che stanno in quella zona, data la distanza e la scomodità di raggiungere l'unico centro clinico che abbiamo nella provincia di Pesaro Urbino, preferiscono magari o starsene da soli oppure andare in altri centri.
grazie Anna, abbiamo il tempo è tiranno, insomma. Comunque grazie per la sua testimonianza. Adesso fra pochissimo la dottoressa Macaroni ci parlerà di sclerosi multipla, anche qui il colloquio col paziente e con le associazioni importanti, perché insomma Anna evidenziava un problema importante, non sentirsi soli. Questo sicuramente per il paziente, per la famiglia e anche per imbricare poi i bisogni del territorio, quindi del paziente nell'ambiente sociale, con anche i bisogni legati alla patologia, quindi di un grande supporto questo sempre. Allora, Monica Manafò dovremmo avere al telefono in questo momento, penso. Buonasera. Buonasera, salve, buonasera. Buonasera. Lei è del AISA, è anche la vostra è un'associazione insomma, che opera a stretto contatto con la neurologia. Sì, con il dottor Guidi, sì, siamo in collaborazione da diversi anni, e il dottor Guidi della neurologia del San Salvatore di Pesaro viene spesso ai nostri convegni. Bene, allora anche per lei grazie per quello che fate, per l'azione che svolgete sul territorio, importantissima, di vitale importanza per appunto non relegare a un confino, insomma, di isolamento le persone che già vivono questa condizione così brutta. Allora, dottoressa Macarone, facciamo un po' di chiarezza, sì. No? Istruzioni per l'uso serve anche per questo, sì. A delineare un po' i contorni delle patologie e dei problemi, perché si fa spesso confusione tra SLA, sclerosi multipla, insomma, si fa tutto erbo un fascio, in realtà non è così. No, sono assolutamente due patologie distinte e appunto stasera parliamo con precisione della sclerosi multipla, che è una patologia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale. Una patologia infiammatoria in cui le cellule del sistema immunitario, che abitualmente sono deposte a debellare microrganismi esogeni, quindi che attaccano l'organismo per dare delle patologie, sono invece rivolte ad attaccare quelle che sono parti del sistema nervoso centrale. E più in particolare c'è la fase che è caratterizzata da distruzione o lesioni a carico della guaina mielinica, che riveste a mo' di manicotto gli assorbenti delle cellule nervose, e c'è poi una fase che può essere contemporanea o successiva a questa più di chiara infiammazione, che è caratterizzata da una degenerazione e da una perdita assonale. Insieme queste due componenti nel tempo caratterizzano poi quelli che sono i quadri clinici vari che possono manifestarsi. Come ho detto poc'anzi, la guaina mielinica è appunto un manicotto che è sull'assone del nervo e serve per facilitare quella che è la conduzione di tipo saltatorio dell'impulso nervoso. La lesione della guaina determina quindi un rallentamento della conduzione dell'impulso e quindi, a seconda di dove si localizza, determina poi un sintomo clinico differente. E per dire appunto la malattia è una sclerosi multipla, la definiamo, si chiama così perché determina appunto delle lesioni in queste zone si verificano poi dei meccanismi di riparazione, che sono appunto delle zone di sclerosi, e poiché la malattia può localizzarsi in punti diversi del sistema nervoso centrale, è appunto definita come sclerosi multipla per la plurima localizzazione. I sintomi di esordio sono variabili a seconda appunto della sede lesionale. Nel 40% l'esordio è caratterizzato da un'ipostenia che è a carico di uno o più arti, nel 22% da una neurite ottica, quindi da un disturbo visivo che è prevalentemente monoculare, nel 21% da disturbi che sono soggettivi di alterata sensibilità, che si definiscono come parestesie e disestesie, e nel 17% di casi da altri sintomi che possono essere diplopia, vertigini o disturbi della menzione. Per quanto riguarda, questa è una slide delle terapie, brevemente volevo parlare un attimo della diagnosi, perché prima di arrivare alla diagnosi ovvio bisogna un attimo scremare, quindi eliminare quelle che possono essere patologie sempre infiammatorie di altro tipo, delle patologie infettive o delle patologie di tipo vascolari, quindi ci sono degli esami ematochimici da eseguire. Per quanto riguarda poi i criteri diagnostici specifici che sono stati revisionati nel 2010, specifici appunto per la sclerosi multipla, un supporto notevole è dato sicuramente da
dalla risonanza e quindi va ad individuare dove si localizzano le lesioni e quindi nel tempo come queste lesioni possano rimanere stabili o variare, quindi un criterio di disseminazione spaziale e temporale. E a questo, a supporto di questo, abbiamo anche delle indagini strumentali un pochino più invasive come la rachicentesi, che ci permette di vedere se all'interno del sistema nervoso centrale c'è la produzione di quelle che sono le bande oligoclonali, e poi si utilizzano anche i potenziali evocati, in particolar modo i potenziali evocati visivi, che servono a valutare quella che è la latenza di conduzione lungo il nervo ottico. La slide che abbiamo poc'anzi, ecco, questo è un po' il panorama delle terapie attualmente a disposizione, un panorama che è cambiato tanto, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, perché se fino al 2007-2008 ce n'erano veramente pochi di farmaci a disposizione, adesso abbiamo tra le prime linee, solo nell'ultimo anno abbiamo già 2-3 farmaci in più, tipo l'interferone, il pregilato o il dimetilfumarato, che è la compressa, quindi la terapia per bocca che tanto i pazienti aspettavano. Oppure abbiamo degli immunosoppressori selettivi, perché se un tempo si parlava di ciclofosfamide, di mitoxantrone, che erano dei farmaci più chemioterapici classici, in cui l'immunosoppressione era più su larga banda, queste sono molecole che agiscono su strutture recettoriali specifiche, e quindi si rende massima l'efficacia e si tende a ridurre l'effetto collaterale. Questo quindi è il panorama delle terapie. C'è da dire che ogni paziente è una storia clinica a sé, e per ogni paziente un pochino va discusso innanzitutto in base a quella che è la condizione clinica e quindi al tipo poi di decorso della malattia, qual è la terapia più adatta, e valutandone anche non soltanto i benefici ma anche i potenziali effetti collaterali e i rischi. Quindi insomma va, diciamo, elaborato come un abito su misura per ogni paziente quella che poi è la terapia specifica. Quindi cucire la terapia addosso al paziente è importante, sì, tutto quello che voi fate prima. Nel dialogo, nel contatto. Il dialogo sempre, sia nella fase di diagnosi, cioè spiegare, far capire, perché c'è sempre il retaggio culturale che la sclerosi multipla sia la malattia che porta tutti a stare sulla sedia a rotelle. Ecco. Per fortuna adesso non è più così, perché innanzitutto c'è la possibilità di fare la diagnosi prima. Quindi significa comunque trattare prima, e trattare prima significa non soltanto andare a sfiammare, ma prevenire quella che è la fase di neurodegenerazione, che nel tempo può dare un aumento della disabilità. Quindi questa è sicuramente una cosa importante. Poi discutere insieme per capire anche con il paziente quale può essere quella che è la compliance, quindi l'aderenza al trattamento, e insieme fare un percorso. Un percorso. Sì. Un percorso, però sapere che c'è una via d'uscita, c'è una, no, è una, c'è una strada, sì, da poter percorrere insieme, questo sì. Allora, adesso purtroppo abbiamo il blocco pubblicitario che urla vendetta, e quindi noi lo dobbiamo mandare, dopo ritorneremo di nuovo qui in Missione Salute, ci sono le vostre telefonate, ci sono le ultime considerazioni dei medici qui del reparto di neurologia di Marche Nord, qualche minuto di pazienza e poi siamo di nuovo qui con voi. Bentornati di nuovo in studio, siamo in diretta da Fano TV per Missione Salute, Marche Nord, istruzioni per l'uso. Stiamo parlando di malattie neurologiche, ci sono in studio con noi i medici del reparto di neurologia. Abbiamo fatto una disamina molto molto allargata e anche insomma precisa su quelle che sono le principali patologie di cui si occupano e di cui Marche Nord può naturalmente offrire ai propri pazienti, ai propri utenti in termini di servizi. Abbiamo visto l'ambulatorio dell'epilessia, abbiamo parlato con la dottoressa Maccarone di sclerosi multipla, ed ora spazio alle telefonate, perché questa è una parte importante di questo programma. Abbiamo la prima. Buonasera, pronto? Buonasera. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, mi dica, noi la sentiamo. Buonasera. Buonasera, ci dica tutto. Buonasera. Senta, volevo chiedere una cosa riguardo alla malattia di Parkinson al dottor Guidi. E qui per lei. Lui è un ottimo specialista di Parkinson. Allora, io, dato che in casa ho una persona col Parkinson da 15 anni, mi sono fatto anche un po' di esperienza, tutti i neurologi dicono che è importante la fisioterapia. Qui nella zona nostra la fisioterapia per farla è un
labirinto. Allora, dato che sulla pubblicità lì della vostra trasmissione dite che i pazienti non sono un numero, allora quando io ultimamente mi sono avvicinato a far fare la fisioterapia per mia moglie e tutti mi dicono che va a lunghi mesi e addirittura l'area vasta 1 assicura 10 trattamenti all'anno, ogni trattamento di 40 minuti, lei pensi in un anno come si possa andare avanti così, perché la fisioterapia è importante secondo me dall'esperienza che mi sono fatto quanto quasi la medicina, perché vedere che mia moglie è ferma, bloccata, quando ha fatto questa fisioterapia per qualche giorno cammina, è libera. Allora a un certo punto io dico, come si può fare per cercare a far fare la fisioterapia almeno una volta alla settimana, perché l'altra una volta alla settimana la facciamo magari a pagamento, però almeno una volta alla settimana, se sta fisioterapia è importante, perché nessuno ne parla? A chi ci dobbiamo rivolgere? All'area vasta nord? All'area vasta 1? Chi ci può aiutare su questo caso? È chiarissima la sua domanda, dottor Guidi, se è possibile dargli una risposta, però una cosa l'abbiamo capita, la fisioterapia è importante. Allora, la fisioterapia, ha perfettamente ragione lo spettatore, la fisioterapia è fondamentale soprattutto se viene in modo, non dico continuativo, ma comunque per dei periodi abbastanza lunghi. È chiaro che qui c'è da mettere sulla bilancia i costi e le risorse. Della mia esperienza precedente avevamo scelto di fare dei gruppi, cioè in questo modo si potevano radunare più persone nello stesso gruppo, c'è anche l'aspetto comunque di aiuto, di mutuo soccorso che si instaura e anche di amicizia fra i pazienti, però questa ginnastica di gruppo, perlomeno nella mia precedente esperienza, aveva dato degli ottimi risultati. In questo modo si potrebbe da una parte utilizzare un terapeuta già per un gruppo di 10-12 persone e quindi garantire una risposta più ampia. Il territorio che effettivamente offre poco qui dell'area vasta 1, è sicuramente un obiettivo che si deve porre soprattutto nell'aspetto territoriale, non nell'aspetto ospedaliero, però non c'è dubbio che questo c'è bisogno. Io spero che si possa trovare magari un punto di incontro sia con l'area vasta, con i vari dirigenti della fisioterapia e anche con noi. Sicuro è che bisogna che sia fatta anche da personale esperto, perché anche lì abbiamo visto che alcuni tipi di terapia sono sicuramente più indicati rispetto ad altri. Tutti dove la terapia dove è previsto il movimento, il ritmo, la stessa danza terapia, sono state sperimentate la tangoterapia, quindi tantissime terapie che sono comunque dimostrate in grado di ridurre la disabilità e soprattutto anche ridurre la progressione. Noi avevamo fatto uno studio su due gruppi, persone che avevano frequentato questi corsi e altri che non avevano frequentati, ma a distanza di 2 o 3 anni le differenze si notavano. Erano evidenti. Bene, quindi questo è importante. Abbiamo la seconda telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera signora. Buonasera, mi sentite? Benissimo. Benissimo, buonasera a tutti quanti. Sono la signora Barci. Io premetto una semplice cosa, che sin da bambina ho sempre sofferto di emicrania. La prima crisi di emicranie, nel vero senso della parola, l'ho avuta a 8 anni e mezzo con la prima sviluppo. Io sono nata all'estero e ho avuto uno sviluppo precoce. Le crisi poi di emicrania sono andate aumentando nel corso degli anni. Poi dopo si sono calmate negli ultimi, due anni più o meno, però negli ultimi 2 anni ho fatto altri 2 ricoveri al pronto soccorso di Fano, poi dopo sono stata in osservazione in medicina d'urgenza, perché i primi problemi sono apparsi con la disfagia. In un dito d'acqua io mi sono completamente soffocata 3 giorni di fila.
Poi ho peggiorato perché già tutto l'emisfero destro aveva perso completamente la sensibilità, dalla mano, la parola, la difficoltà nel poter deglutire, nel poter parlare, nel poter connettere, nonché per ultimo anche il camminare. Sono stata in osservazione anche l'anno scorso, dall'osservazione primaria, poi passata alla medicina d'urgenza. Hanno fatto tutti gli accertamenti, mi ha visitato anche il dottor Bontempo, ha fatto tutte le sue valutazioni, risonanze magnetiche senza il color Doppler, non hanno visto niente oltre la ciste pineale, però i postumi io ancora ce li ho, dalla parte dell'emisfero destro. Io continuo a percepire la parestesia nell'arto inferiore. Ho problemi col braccio, soprattutto nel camminare il braccio perde forza e incomincia il dolore. Mi è stato sospeso il Depakinkrono e mi hanno detto in caso di bisogno lei inserisca il Diamox. Però se sono diventata parzialmente disfagica, io il Diamox come lo mando giù? Bene. Quindi insomma, in famiglia poi c'era mia madre che aveva il Parkinson e l'epilessia. Che cosa devo fare? Quindi c'è una storicità, una familiarità anche, non lo Io so. Ho paura di questa cosa, infatti. Ecco. Non aggiungo altro perché avete altre telefonate. È chiarissimo. Grazie e buonasera. Grazie a lei, signora, della sua testimonianza. Allora, non so, chi... Cioè, la condizione dell'emicrania, purtroppo, a parte questa familiarità che mi sembra aver capito fosse presente, in alcuni casi si complica anche con un danno neurologico, che può essere, nella maggior parte dei casi, anche transitorio, però in alcuni casi è possibile che ci sia un esito anche di tipo vascolare. È chiaro che però l'esito deve avere un suo correlato strumentale e quindi di imaging. Allora bisognerebbe capire, rivedere bene la situazione, diciamo, della signora e rivedere, ripercorrere con la risonanza, soprattutto in quelle aree del tronco cerebrale, la parte che controlla, diciamo, la deglutizione, ma anche la vigilanza, eccetera, che sono appunto del tronco, e vedere se effettivamente lì ci siano delle piccole alterazioni che possono giustificare questa sintomatologia. Il trattamento, i trattamenti sono svariati, sono tantissimi. È chiaro che una diagnosi più accurata ci può aiutare, però ci sono farmaci che si possono, hanno un'azione di prevenzione sull'emicrania. Sull'emicrania, quindi assolutamente. Insomma, anche qui c'è un trattamento. Bene, sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. 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 Sono Mirella di Fano e volevo fare una domanda per il Parkinson. Sì. Allora, ho mio marito che da 6 anni ha questo Parkinson, è stata diagnosticata con la risonanza nucleare. Per il momento, diciamo, è un po' stabilizzata con ripinirolo. E il tremore alla mano ce l'ha un po' meno, però comincia ad avere un po' di difficoltà al mattino quando si alza dal letto, che gli ci vuole un po' per far muovere i muscoli, e anche se sta seduto un po' al giorno, insomma, mentre mangia, se sta un pochino fermo lo stesso ha questo problema per alzarsi. La domanda che vorrebbe sapere se per il Parkinson ci sono anche ci saranno delle perdite di memoria o della vista? Grazie. Prego, grazie, buonasera. Penso che tocca a me rispondere. Penso oggi. No, sì, no. E dunque, la malattia di Parkinson, come anche ha detto la dottoressa Maccarone, ha bisogno lo stesso di un trattamento che deve essere personalizzato e quindi in qualche modo, a secondo delle problematiche che il paziente presenta, si va a correggere più o meno l'aspetto terapeutico. C'è da dire che c'è un'evoluzione anche nel campo di questa patologia dei farmaci e degli approcci terapeutici. Sono tantissimi, io ho pazienti che hanno 30-40 anni di Parkinson che ancora conducono un'attività, una vita, diciamo, quasi regolare. Quindi parliamo di tempi che si sono modificati, si sono allungati molto. Se il paziente, come ripeto, viene diagnosticato precocemente e trattato.
All'orizzonte ci sono tanti nuovi farmaci che verranno in commercio a breve e ci sono anche delle tecniche un pochino più invasive quando la situazione diciamo procede. Una tecnica che noi adottiamo e siamo entrati anche su degli studi europei, che è quello della duodopa, cioè dell'utilizzo di attraverso una pompa esterna che porta il farmaco direttamente a livello intestinale, e questo aiuta ad avere soprattutto un certo equilibrio e regolarità nel passaggio di questa sostanza che manca della malattia di Parkinson, e questo consente appunto di avere minore fluttuazioni durante la giornata. Questo è un approccio che si fa in una fase anche un pochino più avanti della malattia, oppure abbiamo pazienti che abbiamo seguito anche chirurgicamente con la stimolazione cerebrale profonda, facendo l'analisi e lo studio elettrofisiologico di queste aree e quindi impiantando due elettrodi che vanno come un pacemaker ad attivare alcune aree. Quindi tecniche ci sono, più o meno invasive. La domanda a cui devo rispondere è che il 50% dei soggetti possono avere delle alterazioni cognitive, ma che sono anche diverse da quelle della malattia d'Alzheimer. Sono soprattutto nelle capacità di attenzione, di concentrazione, di pianificazione, e non tanto sull'aspetto della memoria, ma più sulle funzioni che noi definiamo frontali esecutive. Però non tutti vanno incontro a questa cosa. Il disturbo della vista in genere non è presente, anche se la dopamina fa parte dei recettori retinici, eccetera, però comunque in genere non è una complicanza della patologia. Pronto? 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 Sì, pronto. Sono Gabriella da Mondolfo. Ci dica. Vorrei parlare con il dottore che ha parlato degli attacchi epilettici. Dottor Fronzoni, è qui? Sì, ecco. L'ascolta. Bene. Io ho mio fratello con degli attacchi epilettici, però il primo attacco, 5 anni fa circa, in pronto soccorso, hanno diagnosticato un ictus. Va bene, l'hanno curato, è venuto a casa, ok. Poi dopo circa 2 mesi gli ha ripreso un attacco, riportato con il 118 a Fano, al pronto soccorso, e hanno sempre diagnosticato un ictus. Però l'hanno ricoverato nel pomeriggio, in mezz'ora gli ha preso 3 attacchi epilettici. Io chiamo subito il medico di guardia che era lì e venite, qui non è un ictus, è un attacco epilettico. Allora si sono convinti e hanno iniziato la terapia per l'attacco epilettico, ok. Però venuto a casa a distanza di qualche mese, grossi attacchi gli prendeva, chiamando sempre il 118 e andare al pronto soccorso. Hanno iniziato poi con il luminale e venuto a casa, stato bene, però gli prendeva dei piccoli attacchi. L'ho riportato giù e gli hanno aggiunto, perché il luminale non gli bastava per le 24 ore, il Keppra, 2 compresse al giorno. Però con il Keppra dormiva molto. Deve pensare che non mangiava più, mangiava tutte le cose frullate. Allora, ho chiamato il neurologo, me ne ha fatto dare uno del Kepral. Adesso è 2 anni che non prende più gli attacchi epilettici. Allora, mangia da solo, mangia tutto, le compresse, le ingoia, tutto. E il problema è che adesso che mangia, che sta bene, però in carrozzina è. E vuole il vino. Un bottino di whisky. Ah, il vino, dottore, vuole il vino. Come mi devo comportare? Ah, ecco. Okay. Bene, quadro molto preciso. Naturalmente, rispetto all'inizio del discorso della signora, spesso e volentieri ci si pone il problema di diagnosi differenziali tra un attacco epilettico e un disturbo circolatorio cerebrale transitorio in questo caso. Ci può essere anche la situazione in cui l'ictus esordisce.
come un attacco epilettico. Quindi le difficoltà, insomma, che hanno avuto i colleghi inizialmente sono estremamente comprensibili. Il discorso della terapia è un discorso, direi, abbastanza ampio che fa la signora, perché effettivamente nell'epilessia abbiamo grosso modo a disposizione 15 farmaci, tutti ottimi, tutti potenti e tutti con grossi effetti collaterali. Il problema del neurologo, epilettologo, che dir si voglia, è proprio questo, cioè quello di individuare la medicina giusta, il farmaco giusto per quella specifica forma di epilessia. L'altro problema di questi farmaci è che durano poco, cioè vengono, siamo così, consumati immediatamente, e quindi anche la dose del farmaco è estremamente importante. E anche qui mi metto sulla scia dei miei colleghi nell'utilizzo, diciamo così, ad personam dei farmaci. Non è che esiste un farmaco che va bene per tutto, no? Perché questi farmaci effettivamente hanno dei grossi effetti collaterali. Poi volevo dire anche questo, il problema del vino. Allora, sembra una banalità, ma nel nostro territorio, dal punto di vista culturale, l'assunzione, diciamo così, di alcolici in dose limitata è chiaramente contemplata, quindi è accettabile. Però l'alcol potenzia notevolmente l'azione di questi farmaci, in particolare gli effetti collaterali di questi farmaci. E uno degli effetti collaterali di questi farmaci è proprio la sonnolenza. Quindi l'associazione di barbiturico, luminale, keppra e alcol non mi sembra ideale. Direi che una buona igiene alimentare in un paziente epilettico è essenziale. Igiene alimentare, che vuol dire questo? Non alimentazione leggera, normale, non aumentare in maniera improvvisa di peso o addirittura diminuire, perché nell'ultimo controllo fatto dal neurologo lui aveva utilizzato quel dosaggio per quella massa corporea, quindi variazioni di questo potrebbero portarci dei problemi. Non so se ho risposto ampiamente. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto, mi sente? No, allora forse non ci sentiva. Allora, insomma, in questo caso, come in diverse patologie, la titolazione del farmaco è importante per avere un rapporto efficace. Se posso aggiungere qualche cosa sulla terapia dell'epilessia, direi che è questo, perché spesso e volentieri un farmaco non è sufficiente a controllare i vari tipi di crisi, no? Naturalmente. Allora è necessario utilizzarne un secondo. Però gli effetti collaterali non è che si sommano, ma si moltiplicano. Chiaro. E quindi il discorso è quello di individuare un farmaco, utilizzarlo al massimo con tutte le sue possibilità e poi eventualmente aggiungere un altro. Questa è la regolina. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono Mirella di Fano. Buonasera Mirella, ci dica. Allora, mio marito 3 anni fa è stato colto da parkinsonismo, è stato definito. Poi ha avuto un periodo lunghissimo, quasi un anno, in cui sembrava quasi impazzito, aveva dei comportamenti proprio intollerabili. Poi ha avuto un tumore alla vescica, è stato ricoverato, poi si è rotto il femore perché cadeva in continuazione e adesso è da 2 anni completamente a letto. Allora, la malattia è stata definita corpi di Levi. Io ho 2 domande. Primo, se riuscite a darmi una breve spiegazione su questo, vista la grande competenza che avete manifestato fino adesso. Secondo, se c'è un'associazione a Fano che sostenga proprio moralmente la famiglia, perché è una cosa molto molto pesante. Mio marito è a letto, mangia frullato e fa compassione perché sembra capire quello che gli si dice, anzi capisce, ma non riesce a rispondere e a comunicare. Grazie. Grazie a lei, e questo è un aspetto che abbiamo toccato a più riprese in questa puntata.
insomma, la sensazione di isolamento, di scoramento che alle volte, che alle volte può presentare. Però il signore manifestava due aspetti. Allora, per quello che è la definizione di demenza a corpi di Levi, è una demenza, quindi rientra nell'ambito delle demenze, che si manifesta o si può manifestare anche, diciamo, nell'anno che precede i disturbi cognitivi, anche con un parkinsonismo. In realtà vi possono essere, questa è l'associazione proprio di un decadimento fin dall'inizio. Abbiamo visto e abbiamo spiegato prima che la compromissione cognitiva nel Parkinson è tardiva e non coinvolge massimo il 50% delle persone. Nella demenza dei corpi di Levi la caratteristica è che c'è il decadimento cognitivo e c'è il parkinsonismo. Quindi per parkinsonismo si intende un po' quelli che sono gli aspetti motori del Parkinson, quindi la rigidità, l'instabilità posturale, eccetera, e quindi c'è questa associazione. È una patologia purtroppo progressiva, anche molto aggressiva, e sulla quale trattamenti specifici non ce ne sono. Sono soltanto tre terapie di sostegno, comunque di correzione di quelle che sono le anomalie o motorie o cognitive o comportamentali, come la signora aveva sottolineato. Che cosa fare dal punto di vista dell'assistenza? Rientra, credo, come per tutte le demenze, si sta organizzando in questa rete, in questa nuova riorganizzazione. E c'è un progetto appunto che dal Ministero è passato alla Regione viene in qualche modo a cascata sulle aree vaste, in cui si cerca di dare una risposta anche assistenziale a questi pazienti. Quindi un paziente con una demenza, con delle caratteristiche, potrà accedere, e magari anche tramite il suo medico di medicina generale, a questi punti di raccolta dove avrà un sostegno socio-assistenziale, infermieristico, sì, quando visto è che è completamente allettato. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera signora, ci dica. Allora, io sono Maria e volevo fare una domanda al dottor Franzoni. Prego, l'ascolta con attenzione. Grazie. Allora, il dottore ha descritto prima, parlando dell'epilessia, di episodi di assenza, sì, nei quali mi sono proprio ritrovata. Io da circa 2 anni ho di questi episodi che mi sono iniziati in concomitanza con un feroce herpes zoster. A quel tempo ho avuto, oltre agli antivirali, mi sono curata anche con molto pregabalin. Però questi episodi, l'herpes zoster è chiaramente passato, ma questi episodi stanno continuando. Adesso io non ho nessuna cura, non mi è stata diagnosticata nessuna malattia neurologica. Volevo sapere se secondo il dottore l'herpes zoster può provocare, certo, dovuto al nervo sciatico, intendiamo. Certo, sì. Può provocare di questi episodi, perché mi il primo proprio in concomitanza col primo giorno in cui si è rivelato questa malattia. Signora, mi scusi, al nervo sciatico l'ha avuto? Sì, l'ho avuto nel nervo sciatico. Ecco, sì, no, era insomma. Bene, insomma, c'è correlazione? No, direi immediatamente non riesco a trovare una correlazione, a meno che non debba pensare a un interessamento cerebrale invece dell'herpes, perché chiaramente in questo caso una delle conseguenze di un processo infiammatorio potrebbe essere una cicatrice che potrebbe essere cicatrice a livello dei neuroni cerebrali dalle quali si scatena la crisi. Ecco, pensare che così dall'herpes zoster agli arti inferiori mi rimane un po' difficoltoso pensare a una correlazione, diciamo, con l'epilessia. Poi sul concetto di assenza non è semplice, insomma, la diagnosi, perché è vero che io ho detto prima che è importante la clinica, però è importante la clinica con la correlazione elettroencefalografica, insomma. Quindi sarebbe utile vedere, ecco, la signora dopo un tracciato di elettroencefalografia o durante la registrazione di un tracciato. Ecco, quindi la signora ha necessità, siamo come sempre e con tutti quanti a disposizione per questa cosa. Bene, signore, ecco, quindi il consiglio per l'uso per lei è di eseguire un'indagine di questo tipo. Abbiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Tutte donne questa sera.
Buonasera, ci dica. Buonasera, senta, io vorrei parlare con uno dei dottori a proposito dell'Alzheimer. Sì. Mia madre ha sofferto gli ultimi anni di questa malattia, aveva 88 anni quando è morta, però da un po' di anni soffriva di questo. Allora io ho 78 anni, 77, e adesso mi comincia a dar fastidio un po' la memoria, ecco, ho perso un po' la memoria, e mi devo preoccupare che possa anch'io cadere nella stessa malattia e mi devo curare, incominciare a farmi curare da qualcuno, o posso stare tranquilla? Chiarissima anche qui la domanda e soprattutto la paura, sì, insomma, di questo. Ovviamente. La familiarità nella malattia d'Alzheimer è una condizione possibile, ma comunque abbastanza sporadica. È vero anche che per un aspetto genetico all'interno della famiglia vi possono essere più pazienti o più soggetti affetti da decadimento cognitivo. Però in questo caso sarebbe una trasmissione diretta, quindi dalla mamma alla figlia, che insomma lascia qualche perplessità. E poi dobbiamo anche tenere presente che la malattia di Alzheimer, il suo fattore di rischio principale è l'età. Si dice che uno su due all'età di 90 anni ha l'Alzheimer. Ora, è chiaro che a questo punto è possibile che alcuni disturbi, come dicevo prima, è importante fare questo percorso diagnostico per differenziare le forme fisiologiche di invecchiamento, perché una smemoratezza così un po' senile è possibile e non magari deve essere seguita, ma non trattata o inserita in chissà quali percorsi. Però se effettivamente la signora, perché parliamo di demenza quando fondamentalmente le autonomie di vita quotidiana vengono in qualche modo compromesse, allora se comunque ha la percezione, no, di avere questo disturbo, un bilancio cognitivo degli esami di base, di sangue e magari anche un esame strumentale iniziale, è possibile secondo me farlo anche all'interno di questi percorsi che abbiamo organizzato all'azienda, ma che può ritrovare anche sul territorio. Cosa sono i PAC? I PAC li abbiamo citati questo, prima. Sono questi pacchetti ambulatoriali complessi che noi abbiamo definito per le varie patologie. Ad esempio per la malattia d'Alzheimer abbiamo previsto un bilancio cognitivo, degli esami di sangue sia generali che specifici, che ci servono per le diagnosi differenziali anche dei disturbi metabolici, tossici o carenziali, e poi un imaging, che può essere in genere l'attacco. Non ci fermiamo qui, quando abbiamo dei dubbi dal punto di vista diagnostico, effettivamente il quadro clinico non correla col dato strumentale o comunque testistico, abbiamo un secondo livello. E l'azienda Marche Nord, che fiore all'occhiello, sono sicuramente la PET che recentemente stiamo sperimentando con la medicina nucleare, con un tracciante che è l'amiloide. L'amiloide sappiamo che è quella famosa proteina che si accumula nel cervello e che poi porta in parte a morte i neuroni e che innesca tutto il processo degenerativo. Possiamo far quello, abbiamo, diciamo così, come prospettiva anche quella di fare dei marcatori liquorari per i quali ci stiamo attrezzando, però diciamo che come azienda sicuramente siamo avanti anche nel panorama, sicuramente marchigiano, ma non solo. Quindi insomma, comunque questo sia per l'Alzheimer sia che per la malattia di Parkinson, assolutamente. È un centro di riferimento, come pure per le altre specialità, insomma. Allora, siccome le indagini strumentali sono anche queste alla base della vostra attività quotidiana, vediamoci l'ultimo video che ci parla finalmente di questi potenziali evocati. Guardiamoli insieme e poi capiamo meglio che cosa sono. Ci troviamo nel laboratorio di elettrofisiologia dove vengono registrati in questo caso dei potenziali evocati. I potenziali evocati sono
degli eventi, diciamo, elettrici che vengono registrati da uno stimolo sensoriale esterno. In questo caso è lo shift di un monitor che potete vedere là e ci dà un'idea della conduzione dalla retina fino alla corteccia occipitale. Sono esami che vengono utilizzati spesso in neurologia, in particolare nella sclerosi multipla, dove uno dei primi disturbi possono essere questi deficit visivi e quindi questi deficit di conduzione sul potenziale evocato. Quindi noi andiamo a studiare la registrazione del tempo di latenza, oltre che di ampiezza di questi potenziali a livello della corteccia. Allo stesso modo ci sono dei potenziali evocati che sono definiti somatosensoriali, dove lo stimolo in questo caso è elettrico su uno dei nervi periferici, oppure motori quando l'attività è diretta a livello della corteccia motoria, quindi con uno stimolo magnetico, e ugualmente quindi possiamo seguire questo impulso lungo tutto il decorso del sistema nervoso e avere un'idea se vi sono delle alterazioni sulla conduzione neurologica o motoria o sensitiva, anche acustica, mediante una cuffia dove si percepiscono dei click che vengono registrati poi anche a livello della corteccia. Nell'altro locale abbiamo registrato l'attività elettroencefalografica, che è un'attività estremamente utile nelle forme di epilessia. Nonostante le innovazioni tecnologiche, l'epilessia ancora come elemento base sia per aspetto diagnostico, ma anche per un monitoraggio diagnostico e terapeutico, si utilizza in modo rutinario l'attività EEG. Quindi l'EEG risulta ancora, pur essendo un vecchio esame, estremamente utile per la diagnosi e il monitoraggio terapeutico dell'epilessia. Ebbene, questo era insomma l'ultimo contributo video, questa era un'altra opportunità che avete sia in ambito di epilessia, di sclerosi e anche di Parkinson, insomma avete anche questa possibilità per effettuare una diagnosi ancora più precisa. Il tempo è tiranno, abbiamo il telegiornale che incombe, dottor Guidi, doverosi ringraziamenti e saluti li dobbiamo fare. Certo, va bene. Intanto grazie per questa opportunità che credo sia utile soprattutto per l'utenza, per le persone che possono quindi accedere ai nostri servizi. Voglio fare un ringraziamento anche particolare alla mia equipe, quindi anche alle persone che non sono presenti, Certo. oltre alla dottoressa Maccarone, quindi al dottor Fronzoni, ma la dottoressa Giuliani, la dottoressa Taus, la dottoressa Belardinelli e la dottoressa Fabi, che non sono qui con noi, e un grazie particolare anche alla coordinatrice infermieristica, la Luana Goffi, e a tutto il personale infermieristico che devo dire assolutamente competente e ci sostiene nel lavoro di tutti i giorni. Grazie a Bene, li tutti. ringraziamo anche noi per il lavoro, come ringraziamo tutti quelli che lavorano nelle strutture di Marche Nord per la passione e l'abnegazione che va alle volte anche oltre quello che è il momento contingente e il dovuto. Allora, grazie al dottor Maurizio Fronzoni che ha lottato tutta la serata con il nostro microfono, però se l'è cavata benissimo, che ci ha parlato di epilessia. Grazie, insomma, speriamo che il suo ambulatorio incrementi sempre di più le visite. Oddio. Grazie alla dottoressa Barbara Maccarone che ci ha parlato di sclerosi multipla, ci ha fatto chiarezza, non ha Spero. avuto modo di interloquire con nessun telespettatore, ma Non c'è da sicuramente fare. insomma, chi si rivolge alla neurologia di Marche Nord troverà nella dottoressa un'interlocutrice interessante, importante e precisa. Il dottor Guidi, grazie a lei per averci illustrato il vostro operato, il direttore dell'unità operativa. Buon lavoro e insomma, buon proseguimento della vostra mission, come si suol Buon dire. lavoro a Grazie a tutti. tutti voi, cari telespettatori, grazie per aver telefonato, grazie per essere stati qui con noi in diretta. L'appuntamento è a giovedì prossimo. Avremo negli studi il dottor Beatrice, quindi parleremo di urologia e problemi legati all'apparato urogenitale del nostro organismo. Marche Nord, missione salute, istruzioni per l'uso, termina qui. Arrivederci, a giovedì prossimo.